come seconda parlerà Simona Saladini. Aspettiamo un attimo che mi collegano. Un minuto che collegano il PC. Hai 5 minuti in più perché considerando i tempi. Non è una parte. No, se vuoi. Grazie, buonasera a tutti. Perché siamo qua come progetto Cernobbio? Perché a fine ottobre alcuni cittadini mi hanno chiesto: signora Saladini, perché non scende di nuovo in campo? E all'attimo ho fatto una riflessione, come mai me lo stavano chiedendo. E ho fatto 2 mesi, novembre e dicembre, cercando di ascoltare e di incontrare più persone possibili, di incontrare tutte le associazioni possibili sul territorio di Cernobbio, e sono emersi degli aspetti che mi hanno lasciato molto perplessa. Il discorso chiaramente del fallimento del piano della sosta, ed è emerso in modo molto forte anche l'aspetto di essere ascoltati e di avere delle risposte, perché spesso è stato evidenziato che non è che la presenza su di tante ore può dare un senso di comunità, ma che il cittadino ha bisogno più che mai di sentirsi dire un sì o un no. Perfino il no mi è stato detto, perché comunque si capisce che c'è l'attenzione da parte dell'ente pubblico e la risposta. Poi, se la risposta non soddisfa il cittadino perché la visione di comunità, non è detto, cioè si fa capire alle persone. Quindi da questa fase di ascolto, molto importante per 2 mesi, man mano aggregavo le persone. E quindi è nata quella che è la squadra, che oggi insieme a me sta avviando questo percorso. Una squadra che va a miscelare alcuni aspetti: la rappresentatività del territorio, la questione dell'età, perché abbiamo ritenuto importantissimo coinvolgere i giovani. Mancano più che mai 2 generazioni, e quindi più che mai abbiamo bisogno di coinvolgere. Poi abbiamo miscelato le esperienze sia di chi è stato già amministratore e chi anche lavora nell'ente pubblico. Quindi oggi siamo qua tutti insieme, quindi non è la Simona Saladini che si presenta, ma è una squadra che vuole insieme lavorare per portare delle risposte ai cittadini. Come abbiamo impostato il programma? In modo molto semplice. Voi lo riceverete in questi giorni perché è in distribuzione da oggi. Abbiamo fatto un programma chiaro, di poche pagine. Non abbiamo fatto un libro dei sogni, perché so benissimo da sindaco che quando si diventa sindaco si giura sul programma. Si chiamano linee di mandato, quel giorno quando il sindaco giura, le trasmette, diventano gli aspetti operativi che poi gli uffici devono portare avanti. Voi capite che se io faccio 40 pagine, come faccio a sintetizzarlo? Ho la possibilità di muovermi all'interno di queste 40 pagine con la discrezione che voglio. Il nostro programma sono 8-10 pagine, ma sono sintetizzate in quello che voi riceverete a casa, che è questo, e che se andate nel programma depositato in comune è paro paro, parola per parola. Quindi vuol dire che lo si andrà a recepire nelle linee di mandato, vuol dire che gli uffici dovranno lavorare, e nel frattempo quello che vogliamo portare avanti è ricucire un territorio, dalla riva alle frazioni, perché l'ente pubblico non guarda dal comune soltanto in avanti verso il lago. Cernobbio non va dalla rotonda di Tavernola a Villa d'Este, ma Cernobbio è una realtà che, girando e guardando verso la montagna, vede 2 frazioni importanti, anzi
non soltanto le due frazioni, perché c'è anche Casmedo, Stimianico, Toldino, la Serenella, cioè quindi tutte le realtà, e che va verso Maslianico. All'interno di questo non sono slogan quando io dico il comune sotto casa, perché vedete, se io sto al di là di questo tavolo, sto già facendo una differenza con voi, ma io sono un cittadino come voi. Quello che vorrei fare, anche perché la vita ti porta a riflettere, perché a 40 anni in un modo, a 50, 60 si vede la vita in un altro modo, vorrei lavorare insieme a voi e insieme alla squadra per poter dare serenità e tranquillità a noi che ci viviamo, ai nostri figli, ai nostri nipoti e anche ai turisti che vengono, perché comunque il dato di fatto questi turisti ci sono. Sicuramente c'è bisogno di bilanciarlo questo aspetto, perché vedete, 10 anni fa eravamo 7.100 abitanti, oggi siamo nel 2021 6.570 circa. Nel 2021 più 34 nati, meno 96 morti, quindi vuol dire un meno di 64 persone. È vero che eravamo nel Covid, però il calo demografico è un calo evidente, ma è anche vero che se tu dai una, e crei una comunità che si sente unita e che capisce il valore che alcuni servizi non necessariamente sono servizi che devono avere un ritorno economico per l'ente pubblico. Faccio un esempio. A me interessa poco che ogni firma dei fuochi porto a casa 500-750 euro, perché chi prende Villa d'Este ne versa anche di più per accontentare i capricci del proprio figlio. Ma se noi i fuochi ce li ritroviamo tutti i giorni della settimana in estate, o ce li ritroviamo 3 giorni, il 18 giugno, 3 volte in una sera, vuol dire che a me interessa poco, perché io che ho la fortuna di vivere a Rovenna vedo l'inquinamento che resta giù basso, lo vedo andare verso la Valle del Bregge, verso Como, penso a che cosa va nel lago, penso al mio cane che prendo e metto in casa, e quindi alla qualità della vita nostra e alla qualità della vita ai bambini e a questo aspetto. Mi interessa poco se poi porto a casa 45.000 euro, perché comunque sto mettendo e togliendo tranquillità a noi che viviamo qua. Se avete visto, alcuni sindaci iniziano a dire ai turisti il fatto, o per di più dire che dobbiamo bilanciare questo aspetto, perché il pensare a delle politiche della casa che siano rispondenti al fatto che i nostri ragazzi devono restare a Cernobbio, va bene le case vacanze, i B&B, ci guadagniamo sotto questo aspetto, ma se questo diventa di più del fatto che i nostri ragazzi possono trovare una casa a Cernobbio, stiamo facendo qualcosa sul quale dobbiamo ragionare, perché altrimenti vuol dire che non stiamo guardando al futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti. È da bilanciare questo aspetto. Quindi, come vi dicevo, non sono slogan, perché mettere di nuovo il pulmino vuol dire che la gente che abita a Gentrino può andare al mercato e non, anche se prende la corriera, si deve fare tutto il pezzo a piedi, vuol dire che comunque forse arriva su infine in cima, con specialmente le donne con le borse. Aprire il comune, perché ok il Covid, ma aprire il comune almeno per l'anagrafe e lo stato civile, perché se io metto una porta, metto un campanello e devo suonare, vuol dire che sto facendo di nuovo questo lavoro. Io sono qua e voi siete lì, suonate per entrare. No, quella è la nostra casa, è la casa di tutti noi. Quindi ci sono degli uffici che sicuramente hanno bisogno della tranquillità e del tempo per poter lavorare in un certo modo, ma è anche vero che ci sono degli uffici dove io non devo chiamare per prendere un appuntamento. Cioè, quella è la nostra casa. Mi fa piacere sentire quello che ha detto l'Andrea, perché su alcune cose le stiamo dicendo insieme. Quando noi andiamo a definire progettare con le eccellenze, sto riconoscendo il valore di Villa Erba, Villa d'Este, dell'anagramma e lo IAT. Io li richiamo, li ho messi lì, ma li chiamo anche rapporti di vicinato, perché comunque riconosco il loro valore, ma è anche vero
mi permettete un termine un po', ma io non calo le braghe per loro, perché io difendo i cernopiesi, perché condivido con loro dei percorsi, ma il primo punto è la comunità che vive qua. Non l'ho mai fatto, la vita mi ha portato comunque a diventare più dolce, visto che qualcuno dice ma la Saladini è dura. Vabbè, a 40 anni ero in un modo, anche perché le donne sindaco allora erano proprio poche. Adesso è diventato di moda, diamo ruoli alle donne. Allora ero l'unica donna, entravo in Villa Erba, non c'era Filippo Orcioni presidente, ma c'era Ambrosini. Sono entrata la prima volta in Villa Erba, sapete, nella prima assemblea, che cosa ho trovato? Salone della festa, il tavolo enorme di Villa Erba preparato per l'assemblea. Tutta felice, un po' spaventata. Cercavo il mio cartellino con scritto Comune di Cernobbio, tutti gli uomini messi a ferro di cavallo, il mio cartellino non c'era, era dal lato opposto del tavolo da sola, me lo ricorderò sempre, ho fatto questa battuta. Mi avete fatto la sedia di Fantozzi, ma ricordatevi che la prossima volta la sedia la porto io non sono Fantozzi. Perché c'era che se mi avevate eletto, ci avevate eletto come gruppo, comunque per portare avanti alcune linee che erano chiare. Quanto amo la mia comunità l'ho dimostrato anche quando non ero né sindaco né consigliere di minoranza. Ero nonna, ho portato il mio nipotino al nido, ho visto la reazione del mio nipotino, terrorizzato, sono uscito, ho chiamato mia nuora e mio figlio e ho detto ma lo sta facendo sempre così? Sì, da dopo Natale in modo molto forte. Ho chiamato in comune a una responsabile, mi ha trattato molto male, io gli ho detto metti la testa, c'è qualcosa lì, ho voluto bene al nido di Cernobbio, c'è qualcosa, perché non poteva reagire così il mio nipotino. Mi hanno risposto che forse stavo soltanto facendo demagogia politica, ma non ero neanche in minoranza. Il nostro nipotino è stato portato via. Dopo un po' sono stata chiamata dal comandante dei carabinieri e mi ha detto venga signora Saladini stasera. Io ai miei figli ho detto ragazzi cosa avete combinato, visto che ne ho quattro e mi hanno chiamato. Sono andata la sera e mi ha detto signora ci racconta perché avete portato via il bambino? L'ho raccontato, mi è stato detto se la sente di fare una cosa, ho avuto paura di quella sera, ve lo dico in modo molto sincero, se la sente di fare due righe e firmarle, perché se lei le firma noi possiamo mettere le telecamere, quello che è accaduto è sotto gli occhi di tutti voi, lo sapete. Potevo dire me ne frego, perché il mio nipotino era stato portato via, non ero in minoranza, non stavo facendo politica, niente, ho pensato alla mia comunità. E quindi sono queste le cose che ho fatto. Il programma che voi vedete è comunque diviso in aree molto concrete, 6. Nel lavoro dell'ascolto abbiamo identificato zona per zona. Forse qualcuno dirà, ma Simona non hai mica messo la mia via. È vero, forse non c'è la via di tutti, ma abbiamo messo che dobbiamo comunque fare un lavoro di andarle a catalogare definendo le priorità. Sicuramente il piano della sosta, sicuramente i parcheggi, che non è soltanto il parcheggio giù di Cernobbio, ma è anche il parcheggio di Rovenna. L'ho fatto io il parcheggio di Rovenna, io col mio il gruppo di allora, quindi non la Saladini, con il gruppo tutti insieme che stavamo lavorando, abbiamo fatto delle aiuole. Allora rispondeva al bisogno della comunità, adesso dopo il Covid per la tanta gente che va a camminare non lo soddisfa più. Sicuramente in tempi brevi togliere le aiuole e fare più posti macchina è un qualcosa che si poteva fare con una facilità estrema, raddoppiarlo lo prevediamo. Quindi tutto quello vi chiedo per favore leggetelo con calma, vi ruberà poco tempo, però è ben definito tutto quello che si vuole fare e realizzare. Stessa cosa sui fuochi, ve l'ho detto, l'ha fatto un altro sindaco che non è della mia idea politica, non sono più tesserata di nessun partito, ma quando io stimo una persona non mi interessa che tessera ha. Mauro Guerra è un signor sindaco, ha fatto una delibera che è una delibera molto chiara e schietta, non è della mia idea politica, perché anche se non sono più tesserata comunque io ho delle idee un po' diverse da Mauro Guerra,
ma che se la brava gente da una parte o dall'altra, non interessa che tessera politica di partito è in tasca, basta che ci siamo insieme. Noi intendiamo lavorare se saremo eletti anche con l'opposizione, perché visto che c'è Paolo, vi rubo 2 minuti, noi abbiamo collaborato col piano, volevamo collaborare col piano della sosta, vero Paolo? Abbiamo fatto commissione, abbiamo detto siamo 2 sindaci, il piano della sosta tocca i cittadini, se volete, se vuoi sindaco, ti aiutiamo. La commissione è stata rinviata perché dovevano portare dei dati che avremmo insieme analizzato per lavorare. Il mercoledì Paolo mi chiama e dice: Simona, lo sentite perché non ci convoca più? L'ho sentito e giustamente lui ha detto: questo è il piano della sosta di questa maggioranza, lo porto in approvazione, non ho bisogno del vostro aiuto. Che cosa è avvenuto dopo? È vostra la decisione sul piano della sosta. La maggioranza ha portato avanti quello che riteneva importante. Però l'auspicio che io dico a tutti, spero, e mi fa piacere che dei punti che Andrea ha detto sono punti simili, la casa della salute, la casa dell'ARC, la casa del pensiero, vuol dire che potremo lavorare insieme. Chi sarà in maggioranza? E se la minoranza è propositiva ed è in grado di dare un contributo, vi dico la verità, a 60 anni l'ascolto, perché ho imparato a contare fino a 100, perché ho imparato a vedere la vita in un altro modo, perché vorremmo noi lasciarla comunque ai nostri figli e ai nostri nipoti. Quindi, come vi dicevamo, poi sicurezza e controllo del territorio, trovate dentro i fuochi ma trovate altro, la protezione civile non c'è più, il patrimonio comunale sono la casa del pensiero, dove lì biblioteca e spazio per i giovani, la casa della salute non è soltanto cinema, volta, fisioterapia, ambulatori, ma vuol dire anche collegare gli ambulatori delle frazioni, vuol dire comunque portare nelle frazioni dei servizi per evitare alle persone di scendere fino in paese. Poi, se andiamo avanti, turismo, cultura, sport e tempo libero, abbiamo messo diverse cose, anche il fatto di creare un brand legato al fatto di un'attività, di un evento che può avere una cadenza fissa in riva, che possa portare i prodotti italiani ad essere messi in evidenza, che possono quindi i nostri prodotti, con tutto il rispetto del resto del mondo, anche perché vi dico lo rispetto, io sono presidente nazionale di un'attività di volontariato importante a difesa delle donne, le case della giovane d'Italia, quindi che io presto attenzione a un mondo che è un mondo globalizzato e dove ci sono tutti i popoli presenti più che mai, però i nostri prodotti italiani ci piacerebbe metterli in evidenza. Un Natale dentro e fuori Villa Erba, perché se Villa Erba fa un evento commerciale, non è che io devo metterci dei soldi, ben venga l'evento commerciale, ma non abbiamo mai messo soldi negli eventi commerciali. Orticolario è nata con 2 gratuità di giorni dati dal Comune di Cernobbio, 2 dati da Camera di Commercio da Paolo De Santis. Il primo anno, Mantero il secondo anno, il sindaco Bruni disse di no perché politicamente era un'altra parte, il secondo anno abbiamo aggiunto 2 giorni dalla provincia, Leonardo Carioni, il terzo anno Orticolario, l'evento che conoscete tutti voi, è vero che ha un biglietto d'ingresso, ma non abbiamo messo tutti quei soldi, che sono comunque soldi nostri perché sono della tassa di soggiorno che vengono versati dai turisti che vengono e che comunque con tutto il bene qualche disagio alla comunità lo creano, quindi l'aspetto di bilanciare e più che mai condividere in forma oculata quello che è l'aspetto anche di come usarla questa tassa di soggiorno, penso che sederci con i nostri operatori è importante. D'altro aspetto, facciamo molto conto sulle associazioni, sul contributo che le associazioni possono dare sugli eventi o anche le altre attività che possono fare. Troverete scritto che prevediamo di fare delle convenzioni chiare. Può essere anche una convenzione unica che le somma tutte, che vada a definire chi fa che cosa. E siccome
i volontari delle associazioni. Io presidente nazionale non è che becco un soldo, sono volontaria. Io dico così, tutti voi che siete nelle associazioni siamo volontari e doniamo del tempo, vuol dire che se andiamo a definire chi fa che cosa, stiamo comunque aiutando in forma importante le associazioni, perché se io come comune posso fare un qualcosa che aiuta le associazioni, i miei uffici lo fanno, cioè lo dico in modo molto chiaro, i miei uffici si mettono a disposizione dei cernobiesi, perché siamo noi che paghiamo i dipendenti pubblici con tutto il bene che possiamo volere, li rispettiamo, è importante collaborare, però ci sono delle linee di indirizzo che sono chiare e se possiamo aiutare chi dona il suo tempo lo facciamo. Cernobbio, quindi Natale dentro e fuori, Cernobbio per la comunità. Scusa Simone, sono 20 minuti. Ok, grazie. Quindi vi chiedo per favore, guardatelo, a fondamento ci sono dei valori forti, i valori di essere comunità, i valori di non barattare la comunità con altre realtà, i valori di non riconoscere che il tutto deve avere una finalità economica. No, essere comunità può essere che io non riconosco la finalità economica, ma riconosco il valore del servizio che sto dando. Grazie.